mondo di magico. Mi richiamo il mago delle ginocchia, quindi... Sì, però faccio meno prestigio. Uso le mani come lei, però... Le usiamo in modo differente. Esatto. Io, pensi, sono venuto con una piccola scatolina che un po' mi collega a quello che fa lei, perché questa è la scatolina che utilizzava mia nonna e ci metteva le pillole. Non so, tantissimi anni fa so che le pillole venivano messe all'interno di scatoline simili a queste. Io chiaramente non le uso per metterci delle pillole, ci ho messo delle monete però. Bene. Delle monete americane, esattamente i mezzi dollari, perché c'entrano perfettamente dentro. Poi ho preparato anche le carte da gioco, ne prendiamo una che sarà una sola carta, quella che ci servirà per l'esperimento. Un bicchiere e siamo pronti. 1, 2, 3 e 4 monete. Allora, cominciamo così. Allora, utilizziamo una carta e solamente una scatolina e una moneta. La moneta, come vedete, è perfettamente all'interno della scatola. Il bicchiere è un normalissimo bicchiere di quelli che si usano normalmente. Allora, osservi che lascerò, se riesco a prenderla, lascerò la scatolina sempre sopra alla carta. Non una carta a caso, ma un 4 nero di fiori.